Buonasera, bentornati a puntata prepasquale di Mondo Amaranto. Faremo il punto come al solito sul campionato di Serie B femminile con l'Arezzo battuto in trasferta, poi vedremo la carrellata delle giovanili dell'Arezzo, in particolare vedremo le immagini dei giovanissimi che hanno pareggiato così come gli allievi per 2-2 contro la Pistoiese. È arrivata invece una sconfitta proprio nel recupero della Berretti Amaranto contro la Viterbese. Ne parliamo con Elettra Fiorini per quanto riguarda l'Arezzo calcio femminile, anche con Riccardo Buffetti che ci aiuta poi ad analizzare il campionato, mentre insieme agli esordienti A dell'Arezzo ritroviamo Andrea Tuzzi con il quale poi faremo appunto un po' così un quadro generale dell'attività delle giovanili. Tra l'altro ci sono dei tornei interessanti in questo periodo, ad esempio a Pordenone, sì. No? Sì, i giovanissimi A sono a Pordenone e i giovanissimi B proprio oggi giocheranno contro Abellaria contro l'Atalanta, quindi di quelle partite facili proprio. E loro il fine settimana Pasqua e Pasquetta vanno a Margine Coperta, un altro torneo importantissimo, e 2005 invece vanno al Galluzzo. Quindi insomma tutti i tornei tutti in giro. Sì, Margine Coperta poi un'altra società che da sempre nel settore giovanile insomma è agguerrita. Partiamo da Elettra invece per quanto riguarda il calcio femminile. Allora, è arrivata questa sconfitta contro questo Castelvecchio che ogni volta... Il Castelvecchio è un po' una bestia nera, insomma, non riusciamo a vincerci. Avevamo questo conto in sospeso addirittura dalla Coppa Italia quando aveva vinto le prime due partite insomma del turno eliminatorio, quindi ci aveva buttato fuori dal torneo, e poi anche in campionato in casa nostra aveva vinto 1-0, quindi insomma ce l'abbiamo messa tutta insomma per provare a vincere. Potevamo pareggiare questo incontro che nel primo tempo è stato per l'Arezzo un po' deboluccio effettivamente, non ha espresso quel gioco che di solito siamo abituati a vedere. Il secondo tempo l'ha fatto l'Arezzo, ma come dicevamo prima anche con Riccardo fuori, non può insomma pensare chissà cosa se giochi un tempo solo, quindi insomma avevamo sì l'opportunità del pareggio, quella sì, però... Come al solito quando arriviamo sotto porta abbiamo sempre un po' di timore, no? Quel timore reverenziale che ormai l'abbiamo visto in tutte le partite della stagione, così è stata, abbiamo trovato solo il gol della bandiera. Ecco, primo tempo che si è chiuso 2-0 con il gol di Amaduzzi e Casali, poi l'Arezzo nella ripresa ha avuto le occasioni, soprattutto dopo il gol di Torrioli nel finale. Sono state ci ha creduto. Torrioli era entrata da pochissimo, calcio d'angolo sulla bandierina è andata Mattiacci in aria, e poi nella mischia insomma Torrioli ha avuto la meglio, è riuscita a trovare l'incrocio dei pali. Ovviamente lì poi è partita l'Arezzo, insomma è partita agguerrita, ha provato in questi ultimi minuti ad accorciare le distanze, le occasioni ci sono state, Nocchi ha fatto delle bellissime azioni, però purtroppo insomma non siamo riusciti a riacciuffare le romagnole. Riccardo, l'Arezzo che ormai aveva ottenuto la salvezza matematica, ci può essere stato magari un rilassamento nel primo tempo, poi la squadra ha tentato di evitare la sconfitta. Ma sai, è una cosa che abbiamo visto anche contro l'Udinese nelle precedenti giornate. Un Arezzo che da quando c'è la mano a zero nella Grilli, diciamo, nel primo tempo soffre molto l'ingresso in campo e nella ripresa si sveglia. Contro l'Udinese, per esempio, è andata sotto, contro il Pescara andò sotto e poi riuscì a rimontarlo proprio nella ripresa, a rimontare la rete, vincendo contro il Pescara e pareggiando poi con l'Udinese. Contro Castelvecchio è successa la stessa cosa, l'Arezzo è andata sotto 2-0 nel primo tempo, nella ripresa si è svegliata, è caduta in cattedra con le sue giocatrici migliori, Nocchi, Mattiacci, e ha trovato la rete con Torrioli. Poi nel finale però non si può giocare solo un tempo e non è riuscita a pareggiare la gara. È una tendenza questa che hai notato? Sì, c'è effettivamente questa tendenza. Sicuramente nella ripresa l'Arezzo dimostra molto di più, scende in campo proprio con un altro piglio e con un'altra determinazione. Tant'è vero che in tribuna, quando è arrivato il primo vantaggio del Castelvecchio, insomma, chi esultava, chi invece si metteva la testa tra le mani, il vicepresidente si gira e fa: no, tutto nella norma. Beh, ora scherzi a parte, però sì. Effettivamente nella ripresa l'Arezzo ha sempre quel quid in più.
Vediamo il quadro dei risultati, oltre a questo 2-1 dell'Arezzo, sconfitta, vediamo cosa è accaduto invece sugli altri campi, che a questo punto siamo curiosi di vedere come va a finire questo duello tra Vittorio Veneto e Sassuolo, un duello che prosegue a braccetto per il momento. Questi risultati: Marconi Udinese 0-2, quindi l'Udinese dopo il pari con l'Arezzo è riuscito anche a fare questo risultato in casa del Marcon. Grifo Perugia, Vittorio Veneto 0-1, il Padova femminile ha vinto 6-1 in casa dell'Imolese. Questa Saponeria qui ha fatto il sorpasso perché ha vinto 3-0 contro proprio il Gordige nello scontro diretto, e quindi ha cambiato tutto perché retrocede solo l'ultima, dopo lo vedremo. Poi Newton Ferrara, Federazione San Marinese 0-5, e il Sassuolo che ha vinto così di giustezza 7-1 in casa della Virtus Padova. Per questa classifica, che in alto rimane uguale, vedete Vittorio Veneto e Sassuolo 57, Castelvecchio, comunque l'Arezzo giocava con un avversario di assoluto valore, 48, Calcio Padova 47, Marcon 39, Federazione San Marinese Perugia 30, Newton Ferrara 27, Arezzo 25, Imolese 22, Udinese 20, Virtus Padova 13. E qui c'è stato la rivoluzione, perché è stata sempre ultima la Saponeria Pescara, che adesso nello scontro diretto ha messo nei grossi guai il Gordige, perché adesso sarebbe il Gordige a retrocedere, no? Sì, esattamente. Io personalmente penso che sia questa, insomma, la classifica più giusta, sia da un punto di vista proprio tecnico, perché comunque il Pescara si è anche rinforzato e ha fatto un girone di ritorno piuttosto buono, insomma, rispetto all'andata. Comunque ha mantenuto un trend sicuramente a migliorare, cosa che invece il Gordige non ha fatto. Inoltre, anche per l'esperienza, ecco, che abbiamo avuto noi, vediamo molto più pronto, insomma, a rimanere in categoria un Pescara rispetto che a un Gordige, anche proprio a livello di comportamento, perché insomma quando abbiamo giocato a Gordige ci sono stati anche degli episodi spiacevoli. Quindi insomma, invece il Pescara è una squadra che ha dato tanto e penso che si meriti di rimanere in questa categoria. Invece come finirà secondo te in alto? Io, guarda, il Sassuolo anche qui lo vedo più pronto ad andare in serie, insomma, in andare in Serie A, però c'è da dire che il Vittorio Veneto forse ha sbagliato meno. Fino all'ultimo c'è stata, nell'ultima giornata, insomma, c'è stato il rischio del ribaltone, perché a Perugia il Vittorio Veneto ha segnato proprio negli ultimi minuti, ha molto faticato, mentre invece il Sassuolo è andato come al solito in scioltezza. Quindi insomma, fino all'ultimo ha rischiato il Sassuolo di fare il sorpasso. Riccardo, a giudicare i risultati, appunto, il Sassuolo fa sempre queste goleade. Esatto. Il Vittorio Veneto dà la sensazione, appunto, di magari ti vince 1-0 anche a fatica, e sembra più appunto regolare. Io personalmente, avendo assistito entrambe due squadre quando sono venute qua ad Arezzo, ho visto molto meglio il Sassuolo, anche per la fluidità di gioco e della manovra. È partita male la squadra emiliana a inizio stagione, condizionando qualche pareggio di troppo che ha condizionato anche l'obiettivo della Serie A. Non a caso, mi pare, fino verso metà stagione era terza in classifica con il Castelvecchio secondo. Ha avuto una gran forza di volontà di cercare lo slancio comunque per arrivare, attualmente a pari punti con il Vittorio Veneto, ma personalmente vedo molto meglio il Sassuolo del Vittorio Veneto. Per quanto riguarda la zona retrocessione, d'accordissimo con Elettra, ho visto meglio il Pescara rispetto al Gordice. E adesso questo finale di stagione, quante partite rimangono ancora? Rimangono quattro partite, 26 giornate. Due fuori e due in casa. Ancora abbiamo da incontrare in casa, ora la prossima sarà con la Virtus Padova, e in casa sempre dopo 15 giorni avremo il Perugia, avremo quindi insomma il derby, questo derbone. Anche perché ancora, se vogliamo prendere questo come uno degli obiettivi finali, sì, c'è un distacco di 5 punti, tutto sommato colmabile. Tutto sommato sì, è colmabile, anche guardando il calendario nostro rispetto al calendario loro, insomma, diciamo che potrebbe essere un obiettivo alla nostra portata. Certo è che l'obiettivo primario, la salvezza, ormai è stato raggiunto, quindi sicuramente abbiamo tirato questo sospiro di sollievo, però insomma darsi sempre dei nuovi traguardi da tagliare penso sia importante anche proprio per la squadra e per l'impegno che poi mette in campo. Invece in trasferta quali saranno? In trasferta abbiamo Ferrara il 30 di aprile e poi l'ultima che giocheremo contro l'Imolese. Ecco, avendo già comunque il quadro chiaro della salvezza, la società sta già pensando, o è presto ancora, a
pianificare no. certe cose, certe cose altre, sicuramente no. già si sentono dire insomma sì. nei corridoi. Il prossimo anno la squadra, fermo restando che ormai un buono zoccolo duro c'è, e dovremo vedere insomma poi le riconferme delle giocatrici in prestito o di chi comunque viene da più lontano, quindi insomma credo che l'idea ci sia insomma di lasciare la squadra, come certo che magari qualche innesto strategico, perché il prossimo anno, come dicevamo l'altra volta, con questa riforma che prende il via, sarà da giocarsela come proprio per vincere il campionato insomma. E l'ingaggio di Nazarena sarà, cioè nel senso che rimarrà lei questo, al momento non si sa? Questo ancora non lo sappiamo. Una cosa è certa, e insomma la Presidente l'ha già detto più volte, che l'Arezzo non tornerà indietro riguardo al discorso degli allenatori, quindi se non fosse Nazarena sarà sicuramente un allenatore dello stesso prestigio insomma come è stata Manuela Tesse, l'idea è quella. Chiedo a Riccardo, dal punto di vista tecnico ne abbiamo già parlato, ecco, dal punto di vista complessivo cosa potrebbe mancare o fare l'Arezzo Calcio Femminile per fare un ulteriore salto di qualità? Beh, innanzitutto probabilmente confermare lo statura di quest'anno, che è la stessa praticamente di quella di l'anno scorso Serie C. Tutto sommato hanno fatto bene le ragazze al primo anno di Serie B, manca comunque una giocatrice in grado di fare la differenza in fase offensiva probabilmente. Abbiamo visto quanto Nocchi si stia impegnando nelle ultime giornate a tirar fuori anche gol prestigiosi, ma non è un attaccante, è più una trequartista, una giocatrice che può giocare in fascia, quindi sta a tre l'uomo uno contro uno. Serve un attaccante d'aria, uno che butti dentro la palla, e probabilmente per quanto riguarda il reparto arretrato, la porta e il centrocampo è messa abbastanza bene. Abbiamo visto molto bene Verdi, Baracchi in cabina di regia, con Prosperi che sta nelle ultime giornate anche alzando i ritmi, e in difesa Teci e Zeghini sono comunque una coppia centrale di tutto rispetto per la categoria. Ecco, poi è nata anche questa collaborazione, no? con l'Arezzo Calcio, anzi Unione Sportiva Arezzo, Arezzo Calcio era quello che c'era sì. prima, anche se lo chiamiamo sempre così, e vediamo anche nel sito, no? Se vengono inseriti i comunicati, sì. quindi c'è anche un modo, no? a livello di informazione, di quando si parla di Arezzo a tutto tondo, inserire ovviamente. Beh, anche sì, sicuramente il nostro percorso più andrà avanti, più le due strade insomma andranno nella stessa direzione, quindi già da quest'anno siamo partiti bene, un pezzetto alla volta, c'è grande collaborazione tra la nostra dirigenza e la dirigenza dell'Arezzo, e anche grande stima, quindi penso che questo sicuramente è un punto a nostro favore, ma anche a favore loro, perché insomma più una società anche come l'Arezzo si presenta completa, si presenta capace di poter dare opportunità anche magari alle bambine che vogliono giocare, insomma diventeremo tutti una grande famiglia, dai, questa è la speranza. Anche perché insomma dal punto di vista delle strutture qualcosa si è mosso, e ci auguriamo, no, Andrea, che a questo punto il percorso si completi, nel senso dal punto di vista manca penso la parte pratica, no, di mettere i campi delle caselle a posto, perché poi adesso fanno parte dello stadio sostanzialmente, no? Quindi sì. per un settore giovanile poi è fondamentale questa cosa, perché la struttura. Sì, noi per tutto è fondamentale, sì. perché insomma anche soprattutto diciamo la prima squadra, che poi è quello che smuove tutto, è costretta anche insomma a girovagare per la provincia, e quindi non è sicuramente la situazione migliore. Dopodiché per il settore giovanile assolutamente, il settore giovanile non può prescindere da strutture e istruttori. Sì, quindi sono i due... non ci sono segreti, questi sono la base insomma, quindi l'obiettivo è quello di avere una struttura dove potersi allenare tutti insieme, perché questo fa sì che comunque sia, c'è il senso d'appartenenza, si crea un senso d'appartenenza che è importante, e poi dopo sugli istruttori insomma cercheremo sempre di ampliare lo staff di ogni squadra, insomma già quest'anno è stato fatto un bel passo avanti, insomma il prossimo anno, oltre forse ad aumentare le squadre, probabilmente insomma, anzi sicuramente sarà quello il motivo certo, dell'anno insomma. Sì, certo. E in chiusura di questa parte lettera abbiamo parlato delle bambine, ecco se magari c'è qualche bambino o qualche genitore che fosse interessato a far provare, che cosa deve fare?
Beh, deve semplicemente venire al campo. Noi con il, insomma, per la scuola calcio siamo sempre lì dalle 6:30 ogni martedì e ogni giovedì. A Laurentini, sì, in via dei Pianeti 10. Quindi insomma può venire, parlare con la presidente, parlare con gli istruttori e magari far provare la bambina, perché è veramente molto divertente. Poi anche lì ora stanno cominciando a muoversi, per esempio ora in questi giorni anche loro hanno un torneo, vanno a Ravenna ad un torneo importante con tante squadre di calcio femminile. Quindi insomma le prime esperienze cominciano a farsele anche queste pulcine. Bene, ci fermiamo un attimo e poi passiamo al settore giovanile dell'Arezzo. Tra poco seconda parte di Mondo Amarantola, tra poco andremo a conoscere anche gli esordienti A. Andiamo però con ordine, cominciamo dalla Berretti, vediamo qui il quadro, poi magari facciamo un commento di campionato in campionato. Dicevamo, la Berretti sconfitta in casa dalla Viterbese per 3-2, come dicevo un epilogo nel recupero dopo che l'Arezzo aveva segnato con Caselli e Fiorindi, che avevano risposto ai gol di Petroselli e Chiani, poi lo stesso Petroselli ha segnato il gol del 3-2 finale. Gli altri risultati: Livorno Lucchese 3-2, Lupa Roma Pistoiese 3-2, Tutto Quaglio Pontedera 1-1, il Prato ha vinto Olbia 1-0, il Siena ha vinto Gubbio 1-0. Vediamo allora la classifica, dove troviamo il Livorno a 50, anche qui è un testa a testa con il Prato che ha 49, poi Siena 44, Prato che però ha una partita in meno rispetto al Livorno, Tutto Cuoio 41, Lucchese 33, Carrarese 31, Gubbio 29, Lupa Roma 28, Pistoiese 25, Arezzo 22, Pontedera 21, Viterbese 13, Olbia 12. Andrea, è una squadra questa che aveva iniziato sicuramente, parliamo dal punto di vista ovviamente dei risultati, sicuramente bene il campionato, poi ovviamente a voi interessa anche il percorso di crescita dei ragazzi. Ecco, siete soddisfatti da questo punto di vista? Ma siamo, non siamo poi così soddisfatti dei risultati, perché secondo me, e il campo poi l'ha dimostrato, non ci sono tutti questi punti di differenza tra faccio per dire anche il Tutto Cuoio e noi, benché ci sono 20 punti di differenza. Quindi questo però sta a significare che comunque la squadra ha sempre espresso comunque una sua identità di gioco. Anche ieri siamo andati a giocare contro il Montevarchi, la squadra che ha vinto il campionato d'eccellenza amichevole, e si è visto comunque l'impronta di gioco che comunque il mister ha dato a questa squadra, un'impronta di gioco importante. Non c'è stata la continuità sui risultati, anche domenica, anche sabato. Dico, c'è stato questo calo di tensione proprio nei minuti finali, dopo che avevi rincorso per tutta la partita eri riuscito a... Quindi vuol dire che, ecco, da un punto di vista mentale probabilmente abbiamo pagato, e da un certo punto di vista lo sapevamo, perché era una squadra rispetto a quella dello scorso anno che ha fatto non bene di più, certo. È una squadra completamente rinnovata, ringiovanita molto, quindi insomma sapevamo di pagare dazio, insomma. Veniamo agli allievi di Alessandro Violetti, a proposito di istruttori e allenatori qualificati, sia lui che Andrea Ciavorella, dei giovanissimi, sì, hanno fatto un ottimo lavoro. Vediamo il quadro qui dei risultati degli allievi: 2-2 contro la Pistoiese, che era passata in vantaggio nel primo tempo con Shabanai, poi il solito Ricci che ha messo il timbro quasi in ogni gara, e poi Gerardini ha portato in vantaggio l'Arezzo, e chiaramente sono i due giocatori, l'abbiamo ospitati proprio recentemente, i più estrosi, diciamo, anche quelli chiaramente più visibili per le loro qualità tecniche, e poi il pareggio di Dorsi per la Pistoiese. Vediamo allora gli altri risultati: Modena-Livorno 2-1, abbiamo detto, e il Prato che è in testa, ha vinto a Gubbio 1-0, quindi Prato 50, Modena 45, Livorno 39, Pontedera 34, Lucchese 30 con la Viterbese, Carrarese 29, Gubbio 28, Arezzo 26, Pistoiese 18, Siena 15, Tutto Cuoio 12. Anche qui la classifica è molto corta, tanto che a un certo punto l'Arezzo dava la sensazione, con quella rimonta, con quella serie di vittorie, di potercela fare arrivare quarto, no? Sì, è proprio, è mancato veramente poco, però è come domenica, anche qui è una squadra che crea palle gol con una facilità estrema,
però poi comunque sia non concretizza pochissimo rispetto a quello che crea. Però comunque anche qui, come per la Berretti, siamo estremamente soddisfatti del percorso che hanno fatto i ragazzi. Non bisogna dimenticare che anche qui partivamo ad handicap, perché più del 50% della rosa è formata da ragazzi del 2001, quindi regaliamo un anno a tutti. Infatti all'inizio siamo partiti con 9 partite, credo una vittoria, tutte sconfitte, e poi dopo però nella seconda parte di campionato abbiamo fatto molto bene, benissimo, insomma, ci sono stati dei ragazzi che sistematicamente ogni settimana sono andati ad allenarsi con la prima squadra, quindi insomma i risultati... Hanno fatto anche bella figura. Noi adesso in questo momento non siamo in grado di pensare al risultato, insomma, siamo... Certo. 2-2 anche per i giovanissimi, nel quindi stesso risultato con la squadra, per quanto riguarda la squadra di Ciavorella. Possiamo vedere il quadro, poi vediamo le immagini di questa partita. Modena Livorno 2-5 e poi Pontedera Lucchese 1-1, Gubbio Prato 1-2, Carrarese Siena 3-1, Viterbese Tutto Cuoio 1-1. Anche qui il Prato in testa a quota 50, Livorno 46, Modena 36, Tutto Cuoio 34, Lucchese 28, qui l'Arezzo è andato ancora più vicino perché vedete sesto a 27, Carrarese Pistoiese 24, Siena 23, Viterbese 21, Gubbio 18, Pontedera 16. Vediamo le immagini con l'Arezzo che per due volte ha rimontato il vantaggio della Pistoiese. Tra l'altro ci sono stati due bellissimi gol, quello della Pistoiese e anche il pareggio dell'Arezzo. Vediamo. Ultima partita casalinga alla Nave qui per i giovanissimi Under 15 e Lega Pro, dunque l'Arezzo allenato da Andrea Ciavorella per concludere bene in casa il campionato contro la Pistoiese. Arezzo che al momento si trova in sesta posizione a quota 26, 3 punti di vantaggio proprio sulla Pistoiese che si trova invece in ottava posizione. Servito Lorenzi. Lorenzi se ne va in area di rigore dopo aver saltato Verdelli, doppio slalom, grandissima giocata di Lorenzi che segna un gol fantastico di Lorenzi al 28esimo, nessuno è riuscito a fermarlo, ne ha saltati due e poi ha mandato il pallone sotto la traversa al 28esimo, davvero un gol bellissimo da parte di Lorenzi che dà il vantaggio alla Pistoiese. Palla dentro, messa fuori, colpo di testa poi di Bux che riapre, non è fuori gioco per Giopaghi, in area rigore, parte il tocco ed è vincente il pareggio dell'Arezzo, ancora Giopaghi, la sua posizione era regolare, aveva battuto il calcio d'angolo ma partiva da dietro ed è lui che porta il pallone subito a metà campo perché l'Arezzo crede nella rimonta totale, il pari dell'Arezzo, bel gol davvero da parte di Giopaghi, manda in porta Lorenzi, attenzione Lorenzi preso, calcio di rigore. Parte Lorenzi, sinistro, e c'è il gol del 2-1. Niente da fare per Salvietti che è andato dall'altra parte. Pistoiese che torna in vantaggio, la doppietta di Lorenzi. Secondo gol su calcio di rigore, Arezzo 1, Pistoiese 2. Verdelli, cerca di andare fino in fondo, Anselmi. Calcio di rigore anche per l'Arezzo. Calcio di rigore anche per l'Arezzo al 27esimo, parte Mangani, destro, rete, ha pareggiato l'Arezzo al 27esimo, l'esultanza della squadra di Ciavorella che era andata sotto per la seconda volta dal dischetto e dal dischetto trova il pareggio con Mangani, situazione di nuova parità. Insieme a mister Andrea Ciavorella, allora l'ultimo match casalingo dei giovanissimi, finito a 2-2, è una bella partita, l'Arezzo diciamo che ha dovuto inseguire sempre la Pistoia. Sì esatto, però sono contento, i ragazzi hanno chiuso questa partita in casa veramente un ottimo lavoro, i ragazzi hanno diciamo avuto anche sfortuna secondo me in determinate occasioni dove le occasioni che avevamo creato si potevano anche chiudere in miglior modo, però va bene così. Ecco, vogliamo fare un bilancio a questo punto anche se manca una giornata ancora, avete i tornei, insomma ancora non è finita proprio la stagione, però che bilancio fai del tuo lavoro? Più che positivo, io ragazzi all'inizio dell'anno ci avevamo prefissati degli obiettivi che era soprattutto quello di migliorarsi tecnicamente, poi diciamo nel percorso dovevamo gestire
tante piccole cose che non erano facili, perché questo gruppo, ecco, è nato da nuovo, e la cosa più importante era quella di riuscire di formare un gruppo dove ognuno si doveva sacrificare per l'altro, e effettivamente si è visto anche oggi che questi valori si sono visti in campo. Ecco, la squadra e il gruppo c'è, no? Questo si può dire, perché si vede che si aiutano, c'è grande generosità. Sì, effettivamente diciamo anche nei primi tempi, nei secondi tempi, dove faccio dei cambi, dove tutti do la possibilità di potersi esprimere, sì, andiamo un po' in fatica a volte nel gestire la palla, perché qualcuno tecnicamente ha forse meno qualità dell'altro, però dall'anima, per riuscire a colmare quel gap che c'è di differenza. Ecco, quindi ecco, bravi ragazzi. Andrea, due parole anche sui giovanissimi, una stagione assolutamente positiva. Assolutamente positiva, consideriamo che comunque il mister era alla prima esperienza anche per lui in questi campionati, e la differenza su questi campionati poi è comunque l'abitudine a farli che ti fa fare la differenza. E dobbiamo considerare una cosa, insomma, giovanissimi, abbiamo a dicembre è stato dato un ragazzo, il portiere del 2002 all'Empoli, abbiamo all'interno un altro ragazzo che è Pezzola, che è stato convocato in nazionale di categoria, quindi insomma, voglio dire, per l'Arezzo. Tanto un difensore molto prestante, cioè si vede già anche la stazza fisica. Per una realtà come Arezzo, avendo iniziato praticamente da un anno o poco più, sono comunque sia dei risultati importanti, e il mister su questo è stato bravissimo, insomma, perché come diceva lui non è facile, la squadra è stata messa insieme da quest'anno con tutti i ragazzi che non si conoscevano quasi, in più ha anche lui la difficoltà che comunque i ragazzi vanno tutti valutati, e quindi dobbiamo anche dare spazio a tutti, quindi insomma non è facile ottenere risultati e dare spazio a tutti, lui in questo è stato molto bravo. Ci presenti con due parole invece gli esordienti a? Allora, come è andata la squadra? Poi sentiamo. Allora, la squadra, anche qui, come abbiamo sempre detto, è la prima volta, penso, nella storia che l'Arezzo partecipa al campionato esordienti professionisti, quindi anche qui partiamo da una situazione, diciamo, di difficoltà, perché qualsiasi squadra partecipa a questo campionato sono già minimo un anno, due che sono insieme. Il gruppo è un gruppo che fisicamente fa anche fatica, perché comunque non sono tutti ragazzi che non hanno ancora neanche iniziato a sviluppare, però è un gruppo che tecnicamente è cresciuto tantissimo, e anche qui il mister lo stesso è la prima esperienza, e quindi ha fatto molto bene. Insomma, il girone di ritorno noi le partite ce le siamo quasi tutte giocate alla pari, poi il risultato magari spesso ci ha penalizzato, ma questo non è sicuramente importante. Allora, conosciamo i Vieni Poco in Piedi, ti chiami? Gabriele Pepini. Allora, quindi è una stagione positiva? Cosa ti ricordi? Sì e no? Sì e no. Sì e no. Cosa sì e cosa no? Nel girone di ritorno è cambiato molto la parte offensiva e la parte difensiva. Abbiamo preso meno gol, però concretizziamo meno. E comunque buona. Una buona prestazione. Quindi siete soddisfatti della crescita? Sì. Tu come, che ruolo giochi? Centrocampista centrale. Senti che il tuo ruolo? Sì, mi trovo bene. Però? No. No, ti ricordo bene. Ti ricordo bene. E avevi già iniziato a giocare prima di venire all'Arezzo con qualche altra squadra? Ho giocato 5 anni al Chimera. 5 anni al Chimera, e quindi insomma un bel periodo, lungo, hai iniziato lì praticamente. Ecco. E adesso l'Arezzo, questa maglia cosa rappresenta per te? È un punto di svolta e mi trovo meglio con la mia squadra. Sì. E ho notato che ci sono anche molte più regole. Rispetto a prima. Tipo una regola che. Regole di comportamento negli spogliatoi, le trasferte. Facciamo anche molte più trasferte e mi diverto anche di più a stare nell'Arezzo. Ecco, bene, quindi insomma, futuro garantito in Amaranto. Andiamo a salutare Lorenzo. Tu invece che ci racconti della tua stagione anche personale? Buona, però si può fare meglio. Tu di che quello vieni visto? Esterno d'attacco. Quindi hai fatto qualche gol? Sì. Quanti ne hai fatti? Tre.
Quello più bello che ti ricordi? Carrarese, l'ultima partita. Com'è andata? Com'è stata questa cosa? Mezza all'aria, hanno scartato i tre e ho fatto gol. Quindi cioè, questo è il gol dell'anno, si può dire così. Sì. Ecco, questo finale di campionato cosa succederà? Quante partite dovete giocare? Mi sembra 3 o 4. Sì. Contro squadre come Fiorentina, Pisa e... non me lo ricordo. E Pontedera. Dove sono tutte la nostra portata, tranne la Fiorentina, che è un altro livello. Avete già giocato in casa loro o dovete andare? No, in casa nostra, si è perso 11-0. Vabbè, c'è il ritorno per vedere un po' cosa si può fare. E quando giochi con queste realtà capisci che insomma hanno un livello veramente più alto. Sì. Tu dove giocavi l'anno scorso? Olmo Ponte, quindi insomma avete giocato un po' nelle realtà del nostro comune in questo caso. Ti chiami? Matteo. Tu invece ruolo? Attaccante. Oh, quindi gol qui? No. Come no? No. li farai, insomma, sì. Quelli che farai da... Magari, è il tuo ruolo, quello che senti dentro di te? Sì, cioè, è quello che ti, sì. Che ti senti più... Ecco. E quindi mancano poche partite alla fine del campionato, che cosa vorreste fare come squadra? Migliorare ancora? Migliorare e riuscire anche a fare più punti. Sì, perché li potete fare. Insomma. Sì, possiamo farli, abbiamo anche le possibilità per farli e dobbiamo farli. In cosa siete cresciuti di più rispetto all'inizio? All'inizio non ci conoscevamo e ogni tanto giocava ognuno per sé, mentre ora si gioca più per la squadra. Più squadra, quindi. E che tu hai giocato dove? All'Olmo Ponte. Anche qui giocate insieme, quindi vi conoscete. Sì. Ce ne sono altri che dell'Olmo Ponte. Altri 4. Quindi insomma, un piccolo nucleo c'era già. Bene, grazie di essere venuti. Poi cercheremo di venire anche a riprendere una delle vostre partite, perché ormai mancano loro i giovanissimi B, di cui tanto abbiamo parlato con Michele Passalacqua, che è stato uno degli ospiti più assidui di questa trasmissione, e magari andremo a vedere anche la loro partita. Io ringrazio molto Riccardo Buffetti, grazie ad Andrea Tuzzi, grazie ad Elettra Fiorini, buona Pasqua ovviamente, e ci rivediamo mercoledì prossimo.